convertirsi all'Islam, pagare una tassa per restare o andare via. Quando Mosul è caduta nelle mani dell'ISIS, per i cristiani non c'era altra scelta e chi fuggiva non poteva portare con sé i propri documenti. I cristiani non avevano diritto neanche ad un'identità. Sono fuggito con la mia famiglia la mattina in cui la città è stata presa, ma non avevamo un posto dove andare. Al telefono, chi era rimasto, ci diceva che l'ISIS distribuiva cibo a chi aveva bisogno e prometteva lavoro. Dopo 3 giorni abbiamo deciso di tornare a Mosul. È il 12 giugno del 2014, meno di 3 settimane dopo, Abu Bakr al-Baghdadi si autoproclama califfo e per questo ragazzo, che chiameremo Yosef, tutto cambia molto rapidamente. Sono venuti a casa mia e hanno detto che adesso c'era lo Stato islamico e per i cristiani non c'era posto. Ho cercato di trattare, ho detto che avrei pagato la jizya, la tassa che pagavano i non musulmani, ma hanno detto che avevo solo 2 possibilità, convertirmi o essere ucciso assieme a mia madre e mia sorella. Non avevo scelta. Il giorno dopo mi hanno portato in un tribunale islamico dove, davanti a un giudice, ho pronunciato la formula della conversione. Sono diventato musulmano. La vita dei musulmani di Mosul è fatta di divieti e regole severissime. A Yosef non resta che adeguarsi. Ho cominciato a frequentare la moschea, a pregare con i musulmani, ad andare alle esecuzioni pubbliche. Ho visto ragazzi flagellati a morte per strada, gente gettata giù dai palazzi. Ma io ci andavo per capire di cosa erano stati accusati. Volevo capire cosa non dovevo fare. Tutti vedevano che ero un buon musulmano, ma quando andavo a casa pregavo da cristiano. Quando 3 anni dopo Mosul viene riconquistata, Yosef e la sua famiglia possono finalmente andare via. Ero libero, ma mi ero convertito. È vero, sono stato costretto a farlo per salvare la mia famiglia, ma ci sono voluti quasi 3 mesi prima che trovassi il coraggio di tornare in chiesa. E ancora oggi ho paura di una vendetta, perché nessuno può dire che l'ISIS non c'è più. Sono ancora qui, a Mosul, e lo sappiamo tutti. Forse cambieranno strategia, ma non sono morti.